Roma, 18 maggio, Palazzo Taverna, protagonista di una rassegna di produzione del Riesling, i migliori produttori selezionati appositamente per questa giornata. Allora, innanzitutto, come è avvenuta la selezione e quando è cominciata? L'abbiamo fatto già una volta a Firenze, 2 anni fa. È cominciato così che alla Provain, una fiera tedesca, ho trovato tanti produttori italiani che mi dicevano sempre: ma Madeleine, fammi vedere, provare Riesling tedesco, c'è una grande curiosità, una empatia per questo vino. E così un giorno pensavo, perché non portare il Riesling qui in Italia, perché è difficile trovarlo. Esatto. E non so, la quantità di gente mi dà ragione, no? È vero. Allora, quanti produttori avete selezionato per questa giornata? Tanti da occupare un intero palazzo. Sono 30, da tante zone, perché il Riesling è sempre un po' diverso, dipende da dove viene. Una varietà, ma con tante possibilità di esprimersi. Lei è bravissima, direttore di una rivista tedesca affascinante che riguarda il mondo del vino, della gastronomia. Allora, di che cosa si occupa nello specifico la sua rivista e il suo direttore? La rivista si chiama Feinschmecker, vuole dire buon gustaio. Allora, siamo una rivista che si tratta del viaggio, della gastronomia, del vino, del lifestyle culinario, dappertutto, ma soprattutto in Europa siamo, e in Germania, certo, perché noi siamo ad Amburgo e esiste solo in tedesco e mensile. E questo è meraviglioso. Tra l'altro, la Germania, in particolare i tedeschi, hanno da sempre apprezzato molte delle zone del nostro bel paese. Io faccio solo un esempio, perché le mie origini sono piemontesi e, per esempio, grande parte delle Langhe sono state oggetto di fascinazione da parte dei tedeschi, che hanno scelto poi di ristrutturare interi casali e di vivere addirittura là. Che cosa ne pensa di questa tendenza? Sono uno di loro. Una di loro. Una Langarola? No, nelle Marche. Noi abbiamo trovato un borgo crollato, un borgo molto antico, e in un gruppo di 19 persone l'abbiamo ricostruito. Allora, io sono nei pressi di Urbino. Noi siamo innamorati. È un vero spettacolo. Sì, è una malattia, si può dire. Toscana, Liguria, non lo so. Allora, fino adesso abbiamo fatto cenno ai produttori. Secondo lei, invece, da direttore di una prestigiosa rivista in Germania che si occupa di queste tematiche meravigliose che hanno a che fare col mondo enogastronomico, secondo lei, dicevo, come sono i consumatori italiani dal suo punto di vista? E proprio il consumatore che cosa chiede, che cosa vorrebbe secondo lei e soprattutto che cosa manca all'Italia? Dipende dove si vende o dove si compra vino, ma qui, no, ma anche qui per questa occasione, la gente che viene qua sono enotecari, è gente della gastronomia, di una certa curiosità, una sapienza del vino, sono molto curiosi. Non voglio dire che tutta l'Italia vuole bere Riesling tedesco, ma quelli che sono curiosi e che amano il vino, per loro senz'altro il Riesling è una cosa fantastica che è difficile trovare qui nei negozi. Allora vengono qui a provare, forse ordinare, non lo so. E questo sarà sicuramente di buon auspicio per i nostri produttori. Grazie Madeleine, lei è veramente in gamba anche con l'italiano. Facciamo un brindisi in camera. Evviva!